Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video mukbang. Sì, lo so, la scorsa volta ho fatto la pizza e questa volta anche ho fatto la pizza, però questa qui è la pizza rima che ho voluto farcire in un modo super particolare. Infatti, da come avete visto, ho usato fior di latte, uova e bacon. Non ho fatto bruciacchiare il bacon perché sinceramente avevo paura che in forno, anche se ho cotto prima gli ingredienti, che in forno comunque si poteva indurire, quindi ho lasciato stare. Prima di iniziare con il mukbang devo bere perché raga, da stamattina non so quanti video sto registrando, mentre non mi cambio sto facendo veramente le corse, quindi adesso che sono le 3 io sto facendo il mio pranzo. Questa qui è la Monster Zero Zucchero, quindi zero. Ed è buonissima, l'abbiamo assaggiata insieme nel video Mangio per 24 ore cibo americano. Quindi devo un attimo bere. Scusate se ogni tanto vedete che mi affaccio perché devo vedere se la videocamera sta registrando ancora. Quindi solo per questo motivo. Avevo bisogno proprio di qualcosa di fresco, mamma mia. Che buono. Ok, ovviamente oggi risponderò anche alle vostre domande, ovviamente come un po' tutti i mukbang. Mi sono bagnata. Ok, riprendo un attimo le domande. Ok, però prima di tutto voglio assaggiare, comunque ci tengo a salutarvi tutti, quindi vi mando già un bacio a tutti coloro che hanno avuto quei 2 minuti da perdere per scrivermi comunque la domanda. Comunque secondo me è buona proprio. Comunque raga, mi sono un po' arrangiata anche con gli ingredienti che avevo in casa, sapete, un po' zona rossa eccetera, quindi uno si arrangia anche un po', però secondo me è buona. Assaggiamo. Eccola qua. Mamma mia, raga, che bontà. Veramente super buona. Ok, iniziamo subito con la prima domanda. Perché spesso mangi cibi processati piuttosto che prepararli tu con le materie prime sane? Allora, dipende, cioè di solito ovviamente io nella mia alimentazione giornaliera, che ovviamente potete vedere di solito su Instagram, vedete sempre cibi abbastanza semplici, anzi non, ogni tanto sì, mangio prodotti confezionati come il pan bavoletto la mattina, perché mi scoccio di prepararmi pancake, però di solito io preferisco sempre prepararmi io le cose e spesso lo vedete nei video cheat day, non sono solita a comprare prodotti confezionati eccetera, ovviamente dipende dal video che sto andando a fare, ma molto spesso quando ho fatto cheat day avete visto proprio prodotti, cioè avete visto proprio il cibo cucinato da me, quindi non mangio sempre cibi processati. Ovviamente raga, a volte per fare veloce, perché comunque il lavoro, edito, cioè, eccetera, mi porta comunque tanto tempo e non ho tempo di mettermi a cucinare, quindi per mangiare una cosa veloce veloce perché ho fame, allora molto spesso come ad esempio mi mangio la pizza prima, mi faccio vedere perché me ce l'ho avanti oppure altre cose, ma comunque non è che io tutti i giorni mangio cibo processato, cioè. E poi raga, parliamoci chiaro, cosa è sano? Cioè sano per me e materie prime sano non è la frutta del, cioè, se muoviamo aprire questa parentesi. Per me sano significa che la frutta, la verdura me la coltivo io, le uova me le prendo io dalle galline che allevo io e così via. Quindi cioè, raga, pure se prendete la frutta al supermercato, eccetera, cioè, ok, sia sì, un prodotto sano, ma non sapete con cosa è stato trattato, sicuramente medicinali. Quindi per fare veramente chi, se un'alimentazione sana, deve farsi tutto da sé, cioè qualsiasi cosa. Quindi, per
Spiegatemi che cos'è sano in questo mondo, cioè pure la frutta, la verdura che noi riteniamo sana, perché vabbè sì, a grandi linee, ma se uno vuole fare il pipino, 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 sano non è quello che andate a comprare al supermercato, ma è quello che vi coltivate voi. E molto spesso infatti non sono solita a comprare verdura, frutta, cioè no, principalmente la verdura al supermercato o dal fruttivendolo, proprio perché mia nonna all'orto, quindi coltiva, quindi la verdura di stagione la prendiamo in abbondanza da lei. Spero di essermi spiegata. E poi non è. Il cibo processato che vi fa male, no, raga, è l'eccesso che fa male. Poi, la prima cosa che vorresti fare quando tutta questa situazione sarà finita. Una cosa che mi piacerebbe tanto, tanto, tanto fare. L'ho sempre voluto fare, ma a causa Covid, eccetera, non l'ho mai fatto. Mi piacerebbe, ovviamente, oltre a stare insieme alla mia famiglia, eccetera, fare proprio un incontro a Napoli insieme a voi, di trascorrere proprio una giornata insieme. Questa è una cosa che mi piacerebbe tanto, tanto, tanto fare. Cioè, ragazzi, sapete come ci divertiamo, mamma mia. Stavo scrivendo un tema in inglese del cyberbullismo per scuola. Comunque il tema che fanno fare sempre. Quindi mi è venuta in mente questa domanda: cosa ne pensi dei leoni da tastiera? Ovviamente, come sempre, mi si è staccata la videocamera a causa batteria. Allora, ragazzi, non le chiamerei neanche più leoni da tastiera, le chiamerei pecore. Perché da vicino non sono più leoni, ma sono pecore. Scusatemi, pecore. Cioè, non voglio offendere le pecore, ma perché veramente è una grande offesa proprio agli animali. Sono persone che, come ho detto pure l'altra volta, che nella vita valgono proprio zero. Sono persone che sono infelici della propria vita, che non si sono sempre neanche mai autorealizzati, non hanno obiettivi e quindi l'unica cosa, l'unico loro obiettivo dalla vita è scassarvi. Quindi. Sono persone che nella vita valgono veramente zero. Che poi raga, l'ho studiato in psicologia. Non si chiamano cyberbullismo, non si chiama cyberbullismo, è una forma però, ha un altro nome che adesso non mi viene in mente, perché cyberbullismo, correggetemi, ma se non, è quello da vicino. Quindi non ricordo, c'è proprio un nome specifico per questi brutti leoni da tastiera, che adesso non mi viene però. No. Ovviamente come si chiama, cioè raga, anche quella è una forma di bullismo assolutamente. Comunque sta pizza è troppo buona. Qual è l'aspetto e la cosa che ti piace o ti piacciono più di Natale? No, o ti piace o non ti piace, penso, più del Natale. Vorresti un regalo, se sì, quale? Allora. Un regalo non regalo materiale. Vorrei trascorrere il Natale come il Capodanno, che sono le mie feste preferite insieme alla mia famiglia, con le nostre tradizioni. E quindi comunque odio quando entrano di qua e non mi chiudono la porta. Comunque, quindi sì, vorrei passare il Natale, il Capodanno insieme alla mia famiglia, insieme ai cenoni, chiacchierare, mangiare, stare lì aspettando la mezzanotte, questo. Vorrei questo per Natale, veramente, perché alla fine il regalo me lo posso sempre comprare.
Quindi vorrei questo, perché se penso a Natale e penso che non ci sarà questa cosa, questa tradizione, che ormai sono 19 anni che io non abbiamo mai abbandonato, e abbandonarla per poi riprenderla l'anno prossimo, no. Voglio, la rivoglio, però ovviamente la salute e questa emergenza viene prima di tutto, assolutamente. E del Natale mi piace tutto, adoro gli addobbi, tutto. E adesso che comunque, comunque anche dall'anno scorso, registrando video, eccetera, sento ancora di più quest'area del Natale, quest'area di Natale, scusatemi. Quindi anche poi grazie a voi che io mi impegno a registrarvi video, specialmente io a novembre. Vi sto registrando quasi tutti i video per Natale, per non accumularmi tutto. E quindi per me sto vivendo ancora di più quest'area natalizia, anche se forse quest'anno non si sentirà come gli altri anni. Però quest'anno la sto sentendo molto di più, anche se è un brutto periodo, però. Poi andiamo avanti. Riuscirai mai a coinvolgere i tuoi per una challenge, Mario, raga? Recentemente. Aspettate, martedì, no, aspettate, oggi è martedì, che sto dicendo, settimana scorsa, venerdì, mio padre ha fatto, ma quando ce lo dobbiamo mangiare un po' di sushi? Perché dobbiamo fare una serata, a pranzo, non lo so, un po' di sushi. Ho fatto, sì, però ho detto, no, vabbè, me lo mangio insieme a voi, perché non lo so, a volte mi fa questa cosa che loro pure si mangiano la pizza, io dico, no, oggi c'ho un video da registrare, quindi dico, non fa niente, mangiatela voi, io sto facendo altro. E quindi spesso mi perdo proprio, qualsiasi cosa, una cena, una cosa, insieme alla mia famiglia, ovviamente al nucleo familiare, perché ovviamente dico, no, io devo fare quest'altra cosa, quindi non fa niente, tanto ci vediamo domani, dopodomani, cioè, ce la possiamo sempre mangiare. Comunque, anche perché comunque per me è un piacere registrare i video, lo sapete, quindi non fa niente, si recupera sempre una mangiata, non è che non si recupera. E mio padre proprio ha detto, ma qualche pare registriamo un video tutti quanti insieme, ho detto no, facciamo cadere YouTube se facciamo una cosa del genere, quindi non lo so, forse in futuro ci sarà, mo che mi sistemo pure un po' meglio per quanto, un po' meglio. Quando mi sistemo meglio, scusatemi, sono gli zuccheri, tengo caldo, perché gli zuccheri perché per prima, quando mi sistemerò allora vediamo un po', dai. Scusatemi le mie gaffe, ma vabbè non taglierò niente proprio perché io sono così. Anche se non so se si può dire, ma non penso che è tanto italiano, però vabbè, ok. Oltre a YouTube, che lavoro farai? Allora, oltre a YouTube. Anche perché sto facendo alcune pratiche, alcune cose, e quindi ho scoperto che oltre a YouTube la parola voce del mio canale sarebbe, cioè no, del mio canale, del mio lavoro attuale sarebbe consulente. Vabbè, lasciamo stare. Però oltre a questi lavori che io faccio, poi ci sta anche un altro piccolo lavoretto, un lavoretto che io sto facendo, ma vabbè, non c'entra niente con tutto questo, quindi ok, però ci sarà un altro lavoro ancora. Giulia, ma quanti lavori fai? Spero che nessuno mai mi farà da vicino questa domanda perché andrò in crisi, perché forse dirò, ho perso il conto. Va bene, lasciamo stare. Comunque, oltre a questi, da gennaio, se tutto va bene, ma penso sì, perché abbiamo concluso di fare tutto, ci mancano veramente gli ultimi contorni. Mi ho sempre accennato che sto facendo questo progetto con mia sorella, eccetera, e quindi io mi occuperò per quanto riguarda la gestione, ovviamente in grandi, a grossi linee, però comunque grande lavoro da fare, mentre le cose più importanti aspettano a chi di dovere, chi di mestiere, però io mi occuperò proprio della gestione di una pagina Instagram, forse più là pure un sito web, non si sa. Comunque io sono molto brava in queste cose, quindi ho fatto pure un corso per quanto riguarda i siti web, eccetera, quindi me la cavo abbastanza bene, è il mio mondo, quindi so smanettare bene. Quindi niente, io mi occuperò proprio della gestione, degli ordini, di tutto questo aspetto qua, che poi ovviamente ve ne parlerò quando tutto sarà pronto, ma manca veramente poco.
Allora, se non ci si può allenare per 1 o 2 mesi per salute, si perdono i risultati ottenuti? Allora, non è che si perdono i risultati, perché se vi siete sempre allenati bene e vi allenate da anni, ovviamente se ti alleni da 1 mese e dai, ne hai un incidente, io non lo auguro mai a nessuno, raga, perciò faccio così per scaramanzia. Allora, raga, ovviamente tu in 1 mese non è che puoi costruire chissà quanto muscolo, però se sei una persona che si allena da 4, 5 anni, 3 anni, 2 anni e si è sempre allenato costantemente, si è sempre allenato bene, come si deve, questi 2 mesi, ok che ti porterà poi, quando dovrai andare a recuperare, un rallentamento proprio nel recuperare i chili, eccetera, perché non si parla di una settimana, comunque di 2 mesi, ma fondamentalmente non è che perdete tutta la massa muscolare. Ovviamente dipende da questo incidente, cosa ti... Ovviamente se sei tutto il giorno fermo, allora ok, non è che ti troverai sempre sempre in forma, però ovviamente ci sono stati pure dei grandi atleti che hanno avuto dei problemi e sono stati fermi per un lungo periodo, o okay, che hanno perso massa muscolare, eccetera. Però comunque non è che perdi in 1 mese, 2 mesi tutti i propri risultati. Ovviamente ti vedrai il muscolo non bello pompato come quando finisci un allenamento, ti vedrai un po' più, diciamo, moscio. Però raga, poi si va avanti e si recupera tutto. Uno spera mai di non avere questi infortuni, proprio in generale, di avere sempre una vita bella e tutto, però raga, siamo sotto il cielo e non si sa mai quello che può succedere. Poi andiamo avanti. Comunque raga, questa pizza è una bomba. Conosci Tona? Spero che mi risponderai. Sì, la conosco. Allora, coi video assaggio, barrette e snack, quanto tempo impieghi poi a consumarli? Dipende, perché ci sono pure la mia famiglia che quando finisco un video assaggio poi se li divora. Oppure la mattina ci faccio colazione, non butto mai niente. Quanti passi fai al giorno adesso con le nuove restrizioni Covid? Ma sinceramente, raga, io ci arrivo benissimamente al giorno a 6-7 mila passi, perché comunque vado avanti e indietro. Quindi io ci arrivo benissimamente, ma poi ho anche tipo il tappetino, quindi il tapirulan. Così si chiama, sì, io per i nomi. Comunque il tappetino, quindi quando tipo, ma non mi metto mai là, raga, perché sinceramente io mi scoccio solo quando devo fare una challenge, allora ok. Ma mi piace anche di solito quando devo editare un video dal telefono, spesso i vlog, mi metto qua, visto che l'appartamento è abbastanza grande, e vado avanti e indietro e mi edito il vlog e mi faccio pure a volte sui 5-6 mila passi, però non sono una fissata con i passi, assolutamente no. Poi, ti organizzi da sola gli allenamenti? Se sì, come sì, io per il momento sì, io comunque ho una base, ho studiato, mi sono allenata per più di un anno in una palestra, quindi ne so qualcosa, non sono una persona che dalle oggi al domani dice ok mi vado ad allenare, ma mi alleno da sola. Sinceramente io, come ho sempre detto, mi alleno 6 volte a settimana, 5 volte a settimana, adesso causa comunque... Oddio raga, mi pensavo che si era spenta, ma secondo me sì, io non ci sto capendo più niente con questa videocamera, quindi scusatemi se vedete i tagli, io controllo un attimo. E mi sono alzata inutilmente, mi sono completamente flashata, perché alla fine stavo comunque registrando. Comunque, stavo dicendo. Di solito, cioè ultimamente, che sto registrando i video tutti i giorni, quindi l'editing mi porta via, raga, veramente tantissimo tantissimo tempo. Poi mi devo anche aggiustare con mia sorella, quindi io di solito
Per questo mi alleno sempre di mattina, però riesco a fare sempre in settimana invece di 5-6 allenamenti, ne faccio comunque sempre 4, quindi va benissimo, non è che per 2 allenamenti in meno allora mi sento male, assolutamente no, ovviamente questo è il tempo. Io ho sempre detto che il lavoro, eccetera, viene prima della palestra e di tutto il resto. La palestra è una cosa che mi fa star bene, ma non deve mai diventare un'ossessione. Per quanto riguarda gli allenamenti, divido sempre a gruppo muscolare e faccio sempre 2 giornate di leg day. Però solito capita che io mi faccio una serie di, cioè quando sto andando alla parte superiore, quando ho finito i 2 gruppi muscolari. È un po' di tempo così che giusto quelle giornate in cui sono un po' più tranquilla mi faccio anche qualche esercizio per le gambe, come ho sempre fatto anche quando andavo in palestra. Oppure di solito mi metto a sperimentare qualche esercizio a corpo libero, un po' così a svago. Comunque mi ha scritto anche ti adoro, quindi grazie mille, un bacione. Poi, come riuscire a godersi un giorno in famiglia non sentendosi in colpa dal cibo? Questa domanda me la fate spesso. Purtroppo devi entrarci tu nella mentalità. Devi entrarci tu per forza perché non ti devi sentire in colpa, perché come dico sempre, queste giornate non vengono sempre. Puoi sentirti in colpa per cosa? Se non vuoi sentirti in colpa, cerca, io faccio così. Io non mi sento mai in colpa e penso che sia capito. E penso che si sia capito. Io di solito quando so che la domenica tipo vado a fare un cheat meal, quindi domenica dalla mia nonna che mamma mia, adesso non andiamo da più di un mese, però vabbè, quando ritorneremo ormai che mi segue su Instagram lo sa, sembra tipo il cenone di Capodanno. Sembra il cenone di Capodanno, io se non mi strozzo, non sono io. Ci sembra quasi il cenone di Capodanno, quindi mangiamo tanto e io cerco sempre in settimana, tipo dal lunedì al sabato, di conservarmi sempre quelle 100-200 calorie perché di solito mi avanzano sempre, per poi che ho, che ne so, 1500, 1600, 2000 calorie, so che io, la domenica avrò un range un pochino più alto di calorie perché mi sono giostrata diversamente, però io so che a pranzo non è che mi vado a mangiare 5-6000 calorie, assolutamente no, poi sta anche a te regolarti, cioè non penso che, aspetta, mi hai detto un pranzo, fammi capire che mi hai scritto. Un giorno in famiglia, cioè, quindi non è che ti devi rovinare una giornata in famiglia per un piatto di pasta, un piatto di carne, quel che sia. Tu perché mica ti devi mangiare tutto quello che c'è sulla tavola, oppure c'è il primo, il secondo, il terzo, quarto e quinto, come qua a Napoli. Carne, pesce, non si capisce niente, antipasto, 2 antipasti, 3 antipasti, sembra quasi che una domenica, un pranzo, una cena, pare tipo che sembra che stai al ristorante. Quindi ti devi regolare anche tu, se non hai voglia di mangiarti il primo, ti mangi il secondo, ma perché devi viverti, devi vivere questo stress psicologico, cioè ti devi godere la tua famiglia, i pranzi, tutto, tranquillo. Comunque penso che questo sia l'ultimo pezzo perché già sto parlando da un botto di tempo. Poi andiamo avanti, non mi sbaglio, ok, ho detto. Tu sei pro o contro cheat day? Dai, su, io sono la regina delle food challenge, sono la regina dei cheat meal, sono la regina. Sto scherzando, dei cheat day, però, cioè, non dico la regina perché ci sarà sicuramente qualcuno più bravo di me. Alzo le mani, però non posso essere contro, ovviamente sono pro, ma sono pro a quelli fatti bene, nel senso che io sono la dimostrazione che devo fare un 8000 calorie challenge per festeggiare insieme a voi gli 8000, gli 8000 iscritti, vi lascio tutto giù nell'info box. Però non ci sono riuscita, io l'ho detto, sono stata coerente, ho scritto 7000, ma io in quel video ho lasciato, oltre a un video di intrattenimento, io ho trasmesso un bellissimo messaggio, che non bisogna forzarsi inutilmente solo per vedere quelle 1000 calorie in più, a me non interessa. Però nel mio piccolo sono riuscita a trasmettervi anche questo. Quindi bisogna essere sé e bisogna essere sempre consapevoli del proprio corpo.
Punto. Ti puoi fare pure una challenge di 10.000, ma se non ci arrivi, ti fermi prima, perché ognuno di noi conosce i propri limiti. Quindi ovviamente io sono pro. Poi non penso che una persona normale, tipo la me di 3 anni fa, si faceva tipo un cheat day al mese, io non sapevo manco che erano, non li facevo proprio, cioè per dirvi. Quindi niente. Previsioni 2021, spero che sto Covid se ne va, che riprendiamo in mano la nostra vita, che ci rialziamo tutti e andiamo avanti. Spero che un 2021 per me sia super produttivo, super lavorativo, amen, lo auguro un po' per tutti. E un appello a mamma se stai vedendo questo video. Spero nel 2021 di comprarmi una bella macchina, che sia nuova, sia usata. Questo è il mio desiderio, usata. Questo è il mio desiderio più grande, di avere una macchina tutta mia, ovviamente pagata da me, come sempre. Però devo prima passare il test dei miei genitori e dire sì, vai, compratela. Li sto assillando, infatti. Mi dispiace, ma io con la macchina di mia mamma non mi trovo proprio, raga. Cioè, mamma mia, la odio, la odio. Ultima domanda, un consiglio che ti senti di dare a chi vuole intraprendere un percorso fitness? Allora, non è semplice. Poi dipende sempre perché intraprendi un percorso fitness, ma se la tua intenzione è quella di intraprendere, lo devi intraprendere. Ma non so lui a cosa si riferiva a questo percorso fitness, penso agli allenamenti, non lo so, sul web, sulla piattaforma, non ho capito. Che ovviamente sono tante sfaccettature di questa parola, di questa cosa. Quindi, aspettate, raga, mi state scrivendo voi su Instagram, dopo vi rispondo. Io penso che ognuno di noi si deve mettere in gioco una zanzara. Ancora ci sono ancora queste zanzare? Io penso che ognuno di noi si deve mettere in gioco, perché solo così io può. Come si dice? Aspettate. Solo così può scoprirsi come ho fatto io. Io, ma come tante tante altre persone, quindi qualsiasi cosa, fitness, non fitness, per qualsiasi cosa, raga, buttatevi sempre. Se sapete che quella cosa ne vale la pena, fatelo. Ok, raga. Qualcuno mi sta nominando, mi prude il naso. Quindi niente, raga, dopo finisco tutto. Io spero che anche questo video mukbang vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!